Buongiorno e benvenuti a Chelmsford. Nel video di oggi vi voglio portare un po' nel posto in cui vivo, nella città che mi ospita. Capoluogo dell'Essex, 111.000 abitanti e tante attrazioni. Non distante da Londra, infatti mezz'oretta di treno, Liverpool Street, una delle stazioni centrali nella city londinese. Chelmsford è famosa nel mondo perché ha ospitato Marconi, l'inventore della radio. Infatti ci sono diverse attrazioni legate a lui, che vabbè, chiamarle attrazioni è anche un parolone. Tra l'altro oggi incredibilmente c'è il sole. Comunque il parco che sto attraversando e questo viale alle mie spalle sono adiacenti a casa mia, che ha 6 stanze e condivido quindi il tetto con altri 5 persone, una ragazza e 4 ragazzi, tutti lavoratori. Ed è stato piuttosto complicato trovare casa per diverse ragioni, un po' la competizione, no? Tanta domanda e poca offerta, soprattutto in quel periodo dell'anno che va da settembre a ottobre, quando iniziano le università e tutto il resto. E un po' anche per i prezzi, perché comunque trovare una soluzione che mi potesse accomodare nel migliore dei modi, beh, è stato piuttosto difficile, perché avevo visto una casa, solamente che quella casa poi alla fine l'ha mandata un'altra persona e mi piaceva tantissimo ed era quella in cui vivo adesso. Poi non so, per diverse ragioni quella persona ha rinunciato e quindi l'hanno data a me. Ma fino a quel punto ero completamente disperato e stavo pensando di andare in una cittadina qui vicino per farmi l'abbonamento dei mezzi, e sarebbe stato delirante. Però ecco, tutta quest'area intorno si chiama Central Park, come quello di New York, ma è un po' più piccolo. Ma è veramente molto bello, qui c'è il laghetto, con laggiù le paperelle, tutte le famiglie, vabbè, che ora non andiamo a vedere, che già si sono nascoste appena hanno visto la telecamera. E lì c'è tutto il parco con i giochi, i campi da calcio per i bambini. Da questa parte invece c'è il centro della città, la stazione, i centri commerciali, un po' la vita. Come vi dicevo prima, non sono tanto distante da Londra, infatti ieri ci sono stato per un'intervista del mio podcast Ciao Mamma, che trovate alla pagina Instagram qui sotto in descrizione. E questa è una città piena di pendolari, di persone che lavorano a Londra ma hanno preferito spostarsi qui, un po' fuori dal casino. Sicuramente hai una vita molto più tranquilla, ovvio, vivere a Londra è bellissimo, ci mancherebbe altro, però spesso i costi sono proibitivi, e se per trovare una casa qui a Chelmsford ci ho messo circa un mesetto e mezzo, beh, Londra forse ci avrei messo qualcosa di più, ovvio l'offerta magari un po' più alta. Tra l'altro oggi è domenica mattina, gli inglesi sfruttano questa giornata principalmente per andare al parco, magari bersi un caffè in centro e poco altro, perché poi i negozi chiudono molto presto. Ora sto andando zona stazione per poi andare verso il centro su Duke Street. Qui sono in una zona in cui ci sono diversi appartamenti, alle mie spalle c'è l'entrata di un palazzo, anche se qui in Inghilterra sono più comuni le case indipendenti. E siccome non ho ancora bevuto il caffè, ora vado a comprarmelo in un posto che adoro, che si chiama Coffee Republic, che in realtà poi ho scoperto che è una catena che c'è in tutta l'Inghilterra. È un espresso modesto, ma che fa il suo. Questa invece è la stazione di Chelmsford, che ci può portare verso Londra andando a sud, e invece verso nord arriviamo fino alla città di Norwich, che magari molti di voi conosceranno per il calcio, Norwich City. Passa anche attraverso Colchester e Ipswich. Questa invece è Duke Street, è una via piena di agenzie immobiliari che mi è stata molto utile all'inizio quando sono arrivato. E qui arriviamo al pezzo forte di Chelmsford, ovvero la cattedrale. La cattedrale di Chelmsford è identificata come la cattedrale gotica più piccola d'Inghilterra. Oggi tra l'altro c'è anche un clima piuttosto gradevole, come potete vedere c'è il sole, che non è una cosa scontata da queste parti, un po' di arietta, 8 gradi, ma si sta bene. Ora andiamo nella High Street, nella via principale dove ci sono i negozi e il centro commerciale. Ormai tra l'altro qui la città si sta totalmente addobbando per Natale, cosa che è iniziata dopo Halloween, dal 1 novembre. E avete visto un po' le vie principali, la High Street, che è sicuramente quella più grande con tutti i negozi e tutte le bancarelle, uno dei due centri commerciali, il Meadows, adesso andiamo alla High Chelmer, e poi c'è Bond Street, che è la via dei negozi un po' più fighi.
Questo invece è il centro commerciale più grande di Chelmsford, l'Eichelmer, dove dentro c'è Primark, H&B e un sacco di altri negozi. Questo invece è il mercato di Chelmsford, che la domenica è rigorosamente chiuso. E questa è Chelmsford, una normalissima cittadina inglese. Sicuramente un grande vantaggio rispetto ad alcune città come Londra, Manchester, Liverpool, di cui in realtà so poco e nulla, però rispetto alla capitale, beh, i costi qui sono notevolmente più bassi. Basti pensare agli affitti: per una stanza in un appartamento, in una casa condivisa, possono costare dai 400 alle 600 sterline. Poi ci sono alcuni casi in cui una persona può pagare anche un po' di più. Contate che spesso sono prezzi finali, in cui le bills, ovvero le bollette, sono incluse. A Londra ne parlavo ieri con una persona che ho intervistato per Ciao Mamma Podcast, link in descrizione. Una stanza può costare benissimo sulle 1000 sterline. Anche andare a mangiare fuori è un po' più economico rispetto a Londra. In realtà in generale in Inghilterra non c'è un grandissimo risparmio se si va al ristorante, però un pranzo in media può costare sulle 6, 7, 8 sterline, a Londra meno di 10 pound una persona non può spendere. È chiaro, la vita qui ti deve piacere, perché non è affatto semplice spostarsi dall'Italia all'Inghilterra, oltre al discorso della Brexit che ne ho parlato nel video precedente, però sicuramente da un punto di vista culturale ci sono tantissime differenze. E poi venire a Londra in vacanza ci va a creare anche un'immagine dell'Inghilterra totalmente sballata. È una grande ovvietà, ma è anche una grande verità quella che Londra non è l'Inghilterra. Quindi comunque penso che prima di trasferirsi qua uno la debba pensare veramente bene, ma grazie alla Brexit in un certo senso sei obbligato a farlo. Poi comunque secondo me noi italiani siamo abituati a stare molto più in gruppo sin da quando siamo bambini, cioè molto più la cultura dello stare assieme delle persone. Qui gli inglesi sono molto più individualisti rispetto a noi. Almeno qui a Chelmsford ho riscontrato che anche tra i colleghi loro escono principalmente il venerdì o il sabato. È difficile prendersi l'aperitivo infrasettimanale, cosa che per noi italiani è normale. Però ecco, si cerca di creare magari una comunità anche tra colleghi, solitamente sul posto di lavoro in Italia, frequentarli anche al di fuori. Per come sono fatto io, che prima di venire qui ero abituato a non fermarmi mai, uscire sempre, a fare cose con amici e tutto il resto, qui mi sto trovando un po' in difficoltà perché ho tanto tempo per me, per il mio canale YouTube, per il mio podcast e tante altre cose che posso fare, come leggere, farmi due passi, divertirmi, però spesso sono in un certo senso obbligato a farle da solo, che non è un male. E qui viene un po' il sapersi adattare di una persona. Ma infatti nei prossimi mesi comunque l'idea è quella di frequentare un po' gruppi sportivi, qualsiasi tipo di cosa. Banalmente c'è l'Inter Club, io sono tifoso, quindi potrei andare giù a Londra a vedere le partite con altre persone. Questo sarebbe molto carino anche. Laggiù c'è il cimitero di Chelmsford. Poi da amante della birra, parlando sempre di vita in Inghilterra, devo dire che la cultura del pub, per come ce l'hanno gli inglesi, è veramente molto affascinante, perché sei immerso in locali molto caratteristici, molto tipici, che ti fanno veramente respirare la cultura inglese. Infatti qui durante il Covid, quando avevano chiuso tutte le attività, gli inglesi erano disperati perché i pub non avevano mai chiuso prima. È un po' stream of consciousness, ma stavo pensando anche al fatto che qui in Inghilterra una cosa che mi ha colpito tanto, soprattutto a Chelmsford, perché già Londra è una partita a parte, tutto buio la sera, cioè i lampioni si contano veramente uno ogni 200-300 metri e ci sono questi vialoni anche all'interno del parco di Central Park, quello che avete visto prima, completamente bui. E io le prime volte insomma ero un po' preoccupato, perché ma camminare al buio all'interno di un parco non è proprio piacevole. Poi in realtà quando ho cominciato a vedere queste ragazzine bionde di 15-16 anni camminare tranquillamente da sole, mi sono rasserenato. Anche i miei colleghi me lo dicevano, che è normale che innanzitutto sia tutto buio e poi le persone girino tranquillamente per strada. Poi è chiaro, la disgrazia ci può sempre stare, però è una città tranquilla. Sono quasi a casa, se siete arrivati fino a questo punto del video vi ringrazio e vi ricordo che potete seguirmi su Instagram, mio profilo personale, ma anche quello del mio podcast Ciao Mamma, live dal 28 novembre, o meglio live no, però pubblicato su Spotify e su tutte le migliori piattaforme da lunedì 28. Ci vediamo in giro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e a presto, ciao!